Ok ragazzi, a Peschiera Borromeo siamo arrivati qua a Fardugana. Adesso mezz'oretta, un'oretta al massimo andiamo via. Adesso qua sono insieme al mio collega Mirko, che è sempre in sorpasso, avete visto, sempre lì che sorpassa lui. Sentiamo un po' cosa dice oggi in questa giornata piovosa. Buongiorno. Oggi sono molto arrabbiato perché comunque la situazione si sta dimostrando sempre più pesante e sempre più stretta, perché comunque i viaggi ci sono, le tariffe sono sempre una condizione pietosa, le ditte non si sa se sopravviveranno o meno. Insomma, ieri 7-8 macchine, forse 10, della nostra scuderia erano ferme. Oggi siamo partiti, forse penso tutti, bisognerebbe chiedere all'operativo. Però qui la situazione si stringe sempre di più, sia per noi autisti che per le nostre ditte. Le ditte non sopravvivono, l'autista è sempre mal pagato. Dopo tanti anni sarebbe anche più gratificante avere qualche soldino in più in tasca, perché comunque l'impegno è tanto. Le ferie si fanno a discrezione della ditta, perché ieri ferie forzate, è giusto, perché bisogna aiutare anche la ditta. Però così non si può andare avanti. Dobbiamo trovare delle soluzioni, ma non con gli scioperi, con un dialogo educato e con diplomazia. Io oggi non ho da dire altro. Sono insieme a Roby, siamo qui a Peschiera Borromeo, adesso andiamo a scaricare Cavena Goddard, è un bel viaggio, perché comunque sono viaggi buoni. È che quanto riusciremo a resistere? Io ho 50 anni, non so, i figli, i nostri ragazzi, insomma, i figli degli autisti, gente che avrebbe bisogno di lavorare. Non ci sono ragazzi giovani che imparano sto mestiere, questo qui è un grande mestiere, ti insegna tanto dalla vita. Cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare una soluzione o dobbiamo sempre andare a ricercare autisti esterni? Ci sono dei bravi ragazzi anche come autisti esterni, però dobbiamo aiutare i giovani anche italiani, soprattutto, perché sennò qua il futuro è guerra, guerra commerciale. Quindi Mirko, una soluzione quale potrebbe essere? Soluzione, intanto, fare il gioco di squadra, che non viene fatto. Io parlo per la mia ditta, che è una ditta seria, e sono entrato quest'anno nel 12° anno. E posso dire soltanto che la Galtrans è una ditta veramente seria, hanno le loro pecche con le loro mentalità, come io ho le mie, però sono sempre puntuali nei pagamenti, 13°, 14°, contributivo. Però, come ho già detto al titolare, dobbiamo lavorare più all'interno della squadra, cioè soprattutto nella manutenzione, soprattutto nelle cose importanti per ciò che riguarda il trasporto. Io purtroppo per le tariffe non posso fare nulla, perché lì sono problemi del nostro titolare che se la deve vedere con chi ci dà lavoro. Però all'interno noi potremmo fare molto come ditta piccola sulla piazza di Genova, e non siamo l'ultima ruota del carro. Le idee io ce le ho, e se le mettiamo in atto le soluzioni si trovano. Beh, a sto punto dicene una o due di idee. Una delle tante, incominciare a trovare qualche bravo ragazzo giovane che ha intenzione di iniziare questa attività, che è un'attività dura e impegnativa proprio per l'impegno delle ore e i sacrifici, però dà anche tante soddisfazioni. E incominciare a tirare su dei ragazzi volenterosi e dare a loro la possibilità, con uno stipendio naturalmente un po' più ridotto, perché bisogna dare anche rispetto agli anziani, e insegnandogli il mestiere, da poterli dare un domani, un futuro, anche per crearsi una famiglia. E sperando che il nostro paese, visto che ora siamo in comunità europea, diano anche dei sgravi fiscali per i ragazzi giovani. Logicamente una patente con un CQC viene a costare molto, però ci può essere una possibilità di futuro anche per i giovani. Io poi volevo dire questa cosa qua: secondo me oggigiorno, con questa legge 561 comunque, che ci hanno messo in condizioni di essere più professionali, quindi lavorare un tot di ore, riposare un altro tot di ore, diciamo che anche il codice della strada, a farti saltare il CQC ci vuole poco. Quindi quello che voglio dire io, se ci avete elevato alla professione, no, con questo CQC e questa legge 561 comunque, che siamo tutti i giorni a far conti, è abbastanza impegnativo,
dovrebbe essere anche riconosciuto a livello economico, no? Io dico solo questo, quindi la professionalità va anche pagata, invece qua gli stipendi vanno sempre a scendere e mai a salire. Quindi io mi faccio il CQC che costa dei soldi, lavoro con una legge 561 che molti, diciamo, dell'opinione pubblica non conoscono neanche, quindi è una legge con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, che mi può anche star bene, mi reputi professionista, allora bisogna che mi paghi anche come professionista. Quindi secondo me a livello oggigiorno, come diceva Mirko, per prendere la patente, per prendere un CQC, i ragazzi di oggi devono spendere dai 4 ai 5 mila euro oltre che a studiare, quindi chi intraprende questo lavoro ci dovrebbero essere degli incentivi economici, cioè sti cazzo di stipendi andrebbero alzati. Per concludere, comunque voglio aggiungere questo: naturalmente è tutto legato alla tariffa, cioè un viaggio a Milano non si può pensare, perché poi le tariffe bene o male chiedi a uno, chiedi all'altro, amico, conoscente, cioè non puoi pensare che un tier che ha un costo di esercizio notevole venga a Milano per 300 euro, perché come fai a pagare i costi dell'autostrada, il gasolio, l'usura a mezzo, il dipendente e il contributivo? Cioè, allora andiamo a rincalzare poi in che cosa? Non voglio andare in questo argomento perché è un argomento difficile, cioè sul costo della manodopera che è bassissimo, lo stipendio dell'autista bassissimo, l'autista vive sul camion, cosa che non si può più nelle nuove normative, perché comunque si può fare solo un fine settimana. Allora dove andremo a finire? Cioè, qui veramente andiamo in guerra, altro che venire a guerra per tutti. Guerra per ragazzi tutti. Armatevi che andiamo in guerra, armatevi, perché qui la situazione è tragica, no? Non c'è da ridere, ma è la verità. Un viaggio a Milano va pagato come un viaggio, come va pagato, in modo e maniera che la ditta abbia il suo guadagno, il dipendente, allora, sia per concludere sarebbe da alzare le tariffe prima di tutto. Innanzitutto, cioè, un costo di un tir è un costo, costa 100 e deve dare 100. Sì, perché io l'altra volta ho sentito anche alla radio che forse il trasporto su gomma è l'unico pagato a chilometro, così, no? Il trasporto aereo e marittimo è pagato a spazio e tempo, cioè se la nave, non so se è vero, l'ho sentito su Isoradio, se la nave da qua a qua di solito ci mette 15 giorni, se trova mare mosso che ce ne mette 25, gliene pagano 25, giusto? Il camion se da qua a là ci mette 2 ore, ma ce ne mette 4 perché trova traffico e incidente, non è mai pagato. Allora, quello, il tempo comunque, innanzitutto è denaro, lo sappiamo tutti. Importante che comunque un viaggio a Milano, per fare l'esempio classico che la Lombardia fortunatamente sta ancora tirando a livello di costi, però un viaggio a Milano va pagato come Dio comanda, cioè il costo ci deve essere, il guadagno dell'imprenditore ci deve essere, il guadagno del dipendente ci deve essere, con i tempi dovuti nel rispetto delle regole, esatto. Visto che non siamo più, ma come una volta. Ma il rispetto delle regole, oggigiorno con questa legge 561, l'autista sta fuori il doppio di quello che stava prima, no? Le notti fuori ne fa il doppio, perché comunque le ore finiscono o di impegno o di guida, quindi gli tocca fermarsi o nell'area di servizio, quindi il costo dell'autista, le spese dell'autista sono aumentate. Allora facciamo una cosa, aumentiamo le tariffe, aumentando le tariffe si può aumentare anche lo stipendio dell'autista e andiamo tutti bene, dovremmo andare così. Invece qua andiamo dalla parte opposta, Mirko. E poi vorrei dire una cosa ai nostri colleghi, ora non per fare il santo, non sono mai stato santo io, e non voglio fare il predicatore, cioè non è che il viaggio a Roma vuol dire guadagnare di più, l'importante è fare un viaggio fatto bene, che uno può riposare, può mangiare un boccone e può tornare a casa alla sera con la famiglia, i figli o con la fidanzata o se no con i cavoli suoi, cioè devi partire e tornare, non è che se faccio tanti Roma vuol dire guadagnare tanto. Questa qui era la vecchia teoria del trasporto, più facevo più guadagnavo, non rispettando niente. Adesso tutti più o meno ci hanno inquadrato con questi corsi, con tutto, cerchiamo sempre di migliorare, perché comunque ne nascono sempre di quelle nuove, però paghiamo quello che va pagato, punto e basta, non è che siamo veniamo qua per divertirci. Ciao Mario. Il nostro sermone l'abbiamo fatto, adesso aspettiamo la dogana e poi ce ne andiamo. Mirko dovrà dormire, no? Allora,
fanno presto, non riesco neanche a sdraiare. Volevo guardare la luce là, ma piove, la luce di Ingombla, il LED lì che vi ho detto prima, no? Il LED International li guarderemo poi quando la prossima volta. C'è da dire una cosa, che mi sono un po' rotto le balle con sti LED, perché ogni tanto si spengono e giù soldi. Costano un sacco, non servono a casa. Mi sta balenando l'idea di mettere lampadine. Di spegnere tutto sotto e basta, chiuso. Ma no, ma eravamo giù che sta piovendo, che guardavo una cosa sul camion. Dimmi, buongiorno, cosa succede? Ma come, siamo già qui? Vieni. Aspetta, te lo dico subito. 15 minuti. Vabbè. Sì, ci siamo tutti e due, stai tranquillo. Eravamo giù, guardavamo una cosa, c'avevo un LED che non funziona. Sai che noi siamo quelli dei LED. Stavamo facendo un video parlando bene della Galtra, visto che poi mi dici che... Ma vaffanculo, io ti ho fatto... mandagli un po' un video su giù in ufficio, dai Robby. Ciao, ciao, ciao. Il deposito ho fatto tre ritiri. Queste sono le condizioni in cui sono. Avevo sul cappellino e il cappuccio girato sopra. Sono bagnata lo stesso. Pantaloni completamente fradici, il giubbotto completamente fradicio. Me ne manca ancora una. Ce la posso fare. Mamma mia. Non è che piove a dirotto, però piove. Come dovevo spancalare da fuori a buttare dentro nel cassone? Il primo posto erano i bancali, vabbè. Siccome i bancali sono larghi un metro e mezzo, tutti quelli che ho caricato. Il mio è un bilico, ma non ne vale la pena per il peso. Si sbancala. Allora, il primo posto li ho caricati integri. E negli altri posti ho proprio male la spalla, mannaggia me, quando vado via uscirà il sole. Poi c'è l'abbonamento, c'è la nuvola di non la nuvola di Fantozzi, la nuvola di Iron Duck. D'altronde le anatre stanno in acqua, le anatre di ferro in acqua ruggiscono. Allora, questo posto qua che sta andando adesso, devo solo tirare giù un contenitore caricando un altro se ce l'hanno, ma ce l'avranno senz'altro perché venerdì non siamo venuti, ne avranno anche più di uno. Si balla un po' su questa strada, si sente? Balla tutto, il camion, la telecamera, tutto balla, tutto. Vabbè, quando ho fatto qua, poi ho finito, giriamo il muso e torniamo a casa. Speriamo in bene, incrociamo le dita di riuscire nelle 10 ore. Perché fermarmi a mezz'ora da casa non ce ne ho voglia, stasera non c'è proprio nessuno che mi può venire a prendere. Vabbè, a dopo! Eccoci! Arrivati nel piazzale dove devo scaricare. Come volevasi dimostrare, ho finito di caricare, ho smesso di piovere, volevo mettergli la graffetta alle bolle, ma ho sbagliato, vediamo se ci riesco. Allora, questo è l'ultimo posto, da quando sono partita arrivare qua, su 5 ore di guida, ho fatto un quarto d'ora stanotte in area di servizio. Ho fatto un'ora in deposito quando mi scaricavano, intanto facevo chiacchiere con Alberto che mi ha spiegato le strade di tratto, perché nonostante sono tanti anni che vengo qua, ogni tanto mi capita ancora di fare dei posti che non conosco. Sinceramente ce l'ho già stato settimana scorsa, per uscire divieti, alla fine ho fatto un divieto. Allora stamattina gli ho detto, ma se per uscire da lì, mi ha spiegato un giro che effettivamente da lì non c'è il divieto, a saperlo però,
Non è che ci mettono i cartelli coi camion, se scaricate qua dentro uscite di là. No, il cartello di divieto sì, il cartello per andarsene no. Vabbè, sono le 10:40 e ce ne possiamo anche andare. Ciao, bye. Buongiorno a tutti. Allora, risposta alla domanda di Sufian, se lo pronuncio giusto, non lo so. Sufian, che si complimenta con noi per i video e per le informazioni, e chiede un'informazione, diciamo, a me, che riguarda la patente C. Dice che sta proseguendo la patente C e poi si deve fare il CQC. Il CQC certo che lo devi fare, perché poi dice che vuole andare a lavorare in Inghilterra. Allora il CQC lo devi fare in ogni modo, che vai a lavorare in Inghilterra oppure no, il CQC lo devi fare. Il discorso può essere messo così: il CQC serve anche in Inghilterra, quindi se vai in Inghilterra il CQC lo devi avere. Se lo devi fare in Italia oppure là, quella è un po' una scelta, nel senso che se lo fai in Italia, tu adesso hai la patente, consegui, perché dici che stai facendo l'esame quindi a marzo, consegui la patente C in Italia, fai subito il CQC, poi se vai in Inghilterra puoi iniziare a lavorare tranquillamente, poi se rimani che hai per 3 residenze in Inghilterra, fare la conversione a patente, bisogna vedere dopo come vai in Inghilterra, quando ci stai, com'è la cosa.
Se invece il CQC lo vuoi fare in Inghilterra, allora sì, devi andare, quando vai in Inghilterra devi convertire subito la patente, perché se la patente italiana non puoi fare il CQC in Inghilterra. Quindi devi prima convertire la patente inglese e poi fare il CQC là. Il consiglio che ti posso dare, fallo in Italia il CQC, sia hai la patente italiana, fai subito il CQC in Italia, quindi con la patente, con il codice 95, il CQC in Italia. Perché innanzitutto vai a spendere qualcosa meno, in Inghilterra il CQC costa molto di più che in Italia, quindi se lo fai in Italia e poi vai là non hai nessun problema, al limite col tempo convertire la patente, non è stata spesa. Mentre se il CQC lo vai a fare là, diciamo devi prima convertire la patente e poi praticamente fare il CQC là e le spese aumentano. Il CQC serve comunque, fallo in Italia e poi se vai là c'è a posto. Comunque senz'altro risparmi a farlo in Italia, spendi molto meno, guarda che i paesi in Inghilterra o in altri stati, Francia, Germania, tutti quegli stati diciamo della vecchia Europa, tranne che se vai a fare un CQC in Romania, va bene, le cose possono essere diverse, ma finché lo fai in Francia, in Germania, in Inghilterra, vai a spendere senz'altro più che in Italia. Quindi il consiglio che ti do è di farlo in Italia questo CQC. Poi se vai in Inghilterra va bene. L'Inghilterra sembra che attualmente sta cercando camionisti, il lavoro sembra che tira, al contrario dell'Italia, in cui trasporto, ma non so che fine farà. Va bene, auguri per il lavoro, per le patenti e per il lavoro. Ciao, grazie. Ciao amici, allora è il 3 febbraio e sono in partenza per la Svizzera, Losanna. Devo fare una consegna a Losanna e due in Francia.
amici, allora è il 3 febbraio e sono in partenza per la Svizzera a Losanna. Devo fare una consegna a Losanna e due in Francia, una Belfort e una Mulhouse. Adesso mi sono fermato, sono partito alle 5 questo pomeriggio dalla scuderia. Mi sono fermato qui all'ultima area di servizio che c'è prima di salire a Sempione a prendermi una baguette e due altre cosettine così, giusto per sgranocchiare qualcosa stasera. Adesso praticamente ho fatto 12-13 minuti di sosta, intanto che sono andato dentro a prendere la roba, sono andato dentro lì così praticamente. Sono entrato in questa area di servizio che chiude alle ore 19. Su una 4 corsie chiude alle ore 19. Niente, adesso appena finisco la pausa schizzo via. È inutile partire dopo 12 minuti, aspetto di aver fatto almeno 16 minuti. Ok, ci aggiorniamo più tardi. Siamo partiti. Prendiamo l'uscita. Prendiamo l'uscita dell'area di servizio che è l'entrata sulla superstrada. È un'uscita per entrare. Amici, stiamo salendo Sempione. Al transito, in basso lì dove si fa il transito, mi ha detto è Sempione, neve, ghiaccio e vento. Se è autista buono passare. Autista è professional. Gli ho detto, andiamo su e vediamo, dai. C'è troppo ghiaccio e non possono mettere sale, mi ha detto. Allora adesso vediamo, ecco, dai, esco dalla galleria. Oh, c'era un'altra, vabbè, adesso vi faccio vedere un po' com'è il tempo. Vediamo, qui siamo in galleria, quindi che c'è un vento, soffia, è vero che soffia un vento forte, eh? È un vento che porta neve. Vediamo, incrociamo una macchina, per il momento è roba da poco, dai. C'è un po' di bufera di neve, ma si va, dai. Arriva il vento, c'è il vento che la butta giù dalla montagna, la neve, ma non sta nevicando.
si viaggia bene. Del Gran San Bernardo chiuso, stoccage a San Maurizio, c'era scritto che li fermavano a San Maurizio. Io però devo uscire qua a Martigny, che siamo arrivati in dogana. Dietro ai transiti, colle chiuso. Ok amici, buongiorno, sono a Martigny, ho fatto dogana e adesso vado a scaricare a Losanna. Questo qua è uno dei viaggi che ho già fatto, quindi è un ripetitivo, diciamo, sempre la stessa storia. Allora via, le luci sono accese, si può partire. Mi sono venuti dentro al camion, un furgone facendo manovra, mi ha picchiato dentro.
vogliamo dire davanti alla telecamera che mi hai picchiato dentro. Perché? No? Stiamo facendo il cheat? Sì. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Perché dovrei scherzare? Questa pagliacciata, scusa. No, non è una pagliacciata. Ma se stai facendo il cheat? Ho capito. Io ho la telecamera. E cosa serve questo? E riprendo. Sì, va bene. Però davanti alla telecamera hai fatto manovra in retromarcia e mi hai picchiato dentro? Certamente. Ok. Va bene, ciao. Che questa è bella. Ti è piaciuta? Questa è cosa scriviamo su qua? Hai beccato uno con la telecamera. Secondo te cosa scriviamo su qua? Non c'è problema. Dove ci pulisci il culo poi con questa? Anche. Eh? Anche. Cosa scriviamo Vuoi su vedere? No, prima come ti vuoi vedere che mi pulisco il culo? Inizia a scrivere, va. Ma stai scherzando tu? No, non sto scherzando. Non ho fatto niente di illegale. C'ho la telecamera, sto riprendendo. Certamente, non c'è problema. Ho fatto le foto. Non c'è problema, ma su qua segnaliamo tutto. Certo. Non è che serve questa roba, eh. No, questo se lo segni bene, no, la cosa più veloce per avere... Infatti. Cioè, ma lui lo fa perché lui... Più che scrivere che in retromarcia facendo manovra toccavo paraurti. Cosa possiamo fare d'altro? Io la telecamera non è perché non mi fido, è ovvio che lo scrivi là, è una cosa mia. Il filmino, no, ma io la fa vedere al capo che almeno si fida. Ah, ho capito. Va bene. Non è diffidenza, eh? No, senz'altro. Questa mi mancava. È prevenzione. Copri il cammino ogni tanto? Sì, sì, vai, niente. Va. Mica l'unico pezzo buono che c'era qua. Va. Meno male che mi ha preso solo lì, meno male che ha preso solo qua. Quali scrivo? Qua. No, anche qua. Quali scrivo che si assume tutte le responsabilità perché non ho fatto lui camera a fare. Capito? Porca di quella puttana mi ha picchiato dentro. Quando l'ho visto la telecamera, venì. Abbiamo fatto il CID. Però intanto la mascherina mi rimane picchiata. Abbiamo compilato tutto sto foglio qua. Quindi mascherina picchiata, mi ha fatto perdere un casino di tempo perché ci vogliono un sacco di dati lì per scrivere sta affare qua. E la mascherina picchiata. Vabbè, cose che succedono, però gira un po' le palle, eh. Cazzo, l'ho posteggiato qua fermo. Vabbè, io non me ne sono manco accorto perché stavo guardando una cosa qua e non me ne sono accorto. Magari c'era la possibilità anche di suonarli, ma boh, vabbè. Quello che mi gira le balle è che adesso mi rimane così la mascherina, non è che domani lo porto dal carrozziere, capito? Vabbè, ci vuole pazienza. Are ringing, ding.
ragazzi, adesso andiamo giù a Cavenago d'Adda a scaricare, Boh, tanto l'aprono alle 2 ormai. Sono le 11:30, il tempo che arrivo là, mezzogiorno, chiudono. Non so neanche se scarica Mirko, che è andato via un po' prima. C'è un sacco di persone che stanno perdendo i posti di lavoro dovuto a questa cosa qua, e questa settimana è stata veramente di ferro e fuoco per loro lì, perché c'era l'ex presidente, è stato denunciato la presidente lì, che lì è denunciata, corruzione, hanno rubato milioni e milioni, che è stato il crimine, dicono che quelli hanno rubato loro, non è mai esistito nella storia mondiale proprio, e quello che era l'ex presidente, ora per non andare in carcere l'hanno fatto ministro e poi l'hanno levato il posto suo e hanno cercato di metterlo, quindi c'è un casino tremendo, e come al solito quando c'è questi discorsi di corruzione, cose così, chi paga è sempre la popolazione, e mi dispiace tantissimo per questi amici stanno lì sulla strada, stanno lì fermi, manifestando, facendo la loro protesta, il modo di protestare, perché stanno perdendo i posti di lavoro, cioè famiglie, cioè, rischiano di fare la fame per questa cosa qua. Gente che ha comprato il camion perché hanno aperto i finanziamenti a tutta Randa là, hanno comprato il camion, costa una fracassata di soldi e ora non riescono a pagare. C'è un grosso casino in questo momento lì, quindi giallo canarino. Domanda che mi aveva già fatto altre persone riguarda il permesso di soggiorno, quello indeterminato italiano, che credo io sia la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno, non è che se lo cambiano,
poi dopo un periodo lo fai quello indeterminato che diventa carta di soggiorno, o la carta di soggiorno c'ha 5 anni, non mi ricordo bene. Comunque, se potevo venire a lavorare in Inghilterra, non vorrei darti una... non vorrei dirti una cosa sbagliata, però credo, mi sono informato più o meno, ma c'è sempre quell'informazione un po' contraddittoria, si può o non si può, perché loro... Cioè, so il fatto che l'Inghilterra, visto che c'è questo referendum che vogliono fare loro per uscire dall'Unione Europea, per evitare l'immigrazione europea qui dentro, da quello che sono riuscito a vedere, non si può, perché loro potresti uscire dall'Italia, venire a consegnare qui con una ditta italiana e tornare indietro. Per lavorare qui, da quello che ho capito, ripeto, cerca di andare sul sito quell'inglese che è veramente buono, è fatto bene, cioè, c'è tutte le spiegazioni lì, o anche l'ambasciata italiana te lo dirà. Ma da quello che ho capito, anche chiedendo ad altre persone, sembra di no. Dovresti avere la cittadinanza italiana o una cittadinanza europea per avere il diritto di lavorare qui dentro. Posso sbagliare, però da quello che sono riuscito a capire informando persone che hanno avuto lo stesso problema, e alcune cose sono andate a guardare, sembra di no, cioè dovresti avere la cittadinanza, perché non voglio, con le parole non voglio. È quella, cioè, da quello ho capito bene, cioè, con una ditta italiana, se lavori in Italia, potresti venire qui a consegnare anche negli altri paesi dell'Europa, cosa che con il permesso di soggiorno, quello semplice, non potresti fare, però con quello, la carta di soggiorno, uno può uscire, andare a fare le consegne, girare tutta l'Europa con il cambio e tornare indietro, però non può rimanere. Spero di sbagliare, perché se non ha intenzione, visto che almeno uno può provare. Però è questione di abitudini, no, il tempo.
penso che tanti me l'hanno già detto, no, ma che in Italia c'erano i periodi tanto tempo fa, io li ho visti pochi, quelli pochi ho visto erano camion veramente antichi, a parte quelli che fanno i lavaggi nelle strade, tipo lì a Firenze c'era tanto, c'aveva la direzione da questa parte qui, ma se no camion vecchi. Però ho sentito tanti autisti dicevano, no, io l'ho già guidato, a voglia, in Italia ce n'era tanti così. E ora per me è normale. Strano, ma normale. È sempre strano, però è normale. Ogni tanto faccio qualche confusione ancora quando sto uscendo da qualche parte. Cioè, uno tende a prendere in contromano. Però dopo, oh, cavolo, aspetta. E cerco di sistemare lì per lì. Extra. Ciao ciao, abbraccio a tutti, buona domenica. Stavo sorpassando uno e ho detto, ma cavolo, quello là davanti a lui sta mettendo le pantofrecce, cos'è successo? Avevo il volume basso della radio, ce l'ho parlato con te, no? Ma è appena successo, quanto che tutto. Grazie tanto, perché hanno detto che l'incidente è prima di Reggio Emilia. Io sono qua poco prima che inizia la stazione. No? Sai dove c'è il cartello stazione Medio Padana? Sono di. Vedo il io sono di consiglio di sorpasso perché stavo sorpassando uno. No? E niente, sono qua fermi qua così. Ci siamo mossi. Questo qua siamo andati avanti 50 metri. Non c'è scritto incidente, c'è scritto 110 km orari su bagnato, distanza di arresto 150 metri. Thank you.
andare avanti così ti mangi i minuti. Buongiorno a tutti. Riccardo chiede, fa qualche domanda, qualche curiosità più che altro che vuole sapere. Ci sono ragazzi di 21 anni e vorrebbe alcune informazioni, diciamo. Chiede più o meno ognuno di voi quanti chilometri percorre all'anno. Beh, qua dipende tanto che lavoro si fa, perché un altro piccolato può percorrere dai 100 ai 120, 130 mila chilometri all'anno all'incirca, rispettando più o meno le ore che la legge permette di guida. Non si riesce ad andare oltre i 130 mila chilometri all'anno, altrimenti si dovrebbe sforare.
Più o meno diciamo che varia dai 100 ai 120, 130 mila chilometri all'anno, sono i chilometri che percorre normalmente chi fa un lavoro di linea, chi fa magari container qualcosa meno perché ha tanto tempo morto, tanto tempo per carico e scarico e tutto dogane, vi dicendo, quindi chilometri che va a percorrere un po' meno. Penso chi lavora, che fa l'estero, sui 130.000 ci arriva senz'altro. Poi mediamente fai dei 100-130.000 chilometri, sono i chilometri che percorre mediamente un camionista che fa linea, che fa il lavoro con l'autotreno o un bilico. Poi chiedi quanti chilometri sostituite le pastiglie dei freni. E anche qua può essere varia la cosa, perché dipende che tipo di mezzo è, che lavoro faccio, quanto peso normalmente viaggio, se viaggio sempre a pieno carico, se ho dei chilometri a vuoto, quindi percorsi soprattutto, che faccio, se sono di pianura, se sono parecchio montagnosi, alpini, quindi i freni si usano di più. Per quanto al giorno d'oggi i camion sono muniti di retarder, non tutti logicamente, però la maggior parte sì, al giorno adesso, o freni motori potenziati, quindi l'uso dei freni è un po' più ridotto, però dipende dal percorso che si fanno. E diciamo che un 30% o anche di più influisce il conducente influisce molto sull'uso dei freni, perché c'è chi frena molto di più e chi invece usa rallentamenti più efficaci che non continuare a frenare, quindi è molto soggettiva la cosa in base al conducente, sia a chi conduce il mezzo, ai percorsi, ai pesi che si fanno. Quindi ti dico una cosa, diciamo, si possono cambiare pastiglie da 70-80 mila chilometri fino ad arrivare a 200 mila. L'arco di questo dell'uso dipende da tantissimi fattori, quindi c'è chi è stato a 80 mila chilometri deve sostituire le pastiglie e chi magari 200 mila non è ancora sostituita né ancora. Quindi sempre più o meno lo stesso. Poi dipende anche cosa si traina, il tipo di freno che si ha sul traino, perché sono dei freni a disco sul traino, una frenatura più diciamo efficace, più modulare. Se ho dei tamburi, e il 50% si rimorchi ancora che si traino hanno i tamburi, quindi lì si ha una frenata magari brusca, però a lungo andare vado a soffrire di più il freno sul trattore che non quello del semirimorchio. Quindi è difficile dire quanto chilometri si vanno con le pastiglie. Poi mi chiedi praticamente ogni quanto si cambi di pastiglie e dischi. Solitamente ogni 2-3 cambi di pastiglie, 2 cambi mediamente di pastiglie, si devono sostituire i dischi. Questo è sui freni anteriori, un po' meno sui posteriori. Però è molto, cosa molto soggettiva, perché è difficile dire quanto fa un chilometraggio, fa un mezzo per sostituire. Sono tanti fattori che incidono, talmente tanti fattori che è difficile dare un'opinione precisa su questa cosa. Va bene, ciao Riccardo.